Poracci, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Come era prevedibile aspettarsi, neanche la relativa calma di agosto e il caldo che lo accompagna hanno fermato le speculazioni selvagge sui piani futuri di Nintendo per la sua Switch. Siamo nel vivo del 35esimo anniversario di Super Mario e i fan della casa di Kyoto non si accontenteranno di certo del set Lego e se è molto irrealistico sperare in un'avventura completamente inedita, un recente post su Twitter ha riacceso le speranze di vedere annunciata nei prossimi giorni la tanto rumoreggiata Super Mario 3D Collection. Questa volta però a far suonare il campanello d'allarme non è stato un insider spuntato fuori dal nulla, ma Nintendo stessa. Prima di analizzare nel dettaglio il perché si parli tanto di Super Mario Sunshine in queste ore, mi raccomando, come di consueto, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di rimanere aggiornati sul mondo Nintendo e dei videogiochi in generale. Iniziamo! Sono mesi ormai che le speculazioni riguardanti un'ipotetica 3D Mario Collection intasano i canali degli appassionati Nintendo. Secondo molti insider, spesso anche dallo storico affidabile, la grande N, per celebrare il 35esimo anno di attività di Mario, starebbe preparando una collection che racchiude alcuni tra i più importanti platform 3D della serie. L'annuncio doveva essere programmato per l'E3 di quest'anno, ma visti i grandi stravolgimenti che ci sono stati a causa della pandemia, il reveal della collection è stato rimandato a data da destinarsi. E chissà, magari potrebbe apparire da un momento all'altro, proprio come è successo per Paper Mario di Origami King e Pikmin 3 Deluxe. Con una seconda parte del 2020 abbastanza moscia per quanto riguarda le uscite su Switch, è ovvio che l'utenza stia fantasticando su quali bombe potrebbe sganciare Nintendo. E questa volta è stata proprio l'azienda di Kyoto a stuzzicare la fantasia dei fan con un post su Twitter. Nella foto vediamo Mario rilassarsi su un lettino in spiaggia, in pieno clima estivo e vacanziero. La didascalia recita semplicemente Stay Cool Mario, senza alcuna precisazione o aggiunta. Questa foto non può non far pensare al capolavoro uscito nel 2002 su GameCube, Super Mario Sunshine. Il seguito diretto di Super Mario 64 vedeva infatti Mario prendersi una vacanza dal regno dei funghi per rilassarsi sull'isola Delfino. Il titolo segnava uno stacco netto dalle classiche ambientazioni delle avventure dell'idraulico italiano e anche l'aggiunta dello Splunk 3000 modificava pesantemente il gameplay, incentrando il gioco sull'interazione con l'acqua e la vernice. Sunshine, nonostante la ricezione un po' freddina all'epoca, è diventato nel corso del tempo un vero e proprio episodio di culto della serie, che purtroppo non ha visto nessun tipo di riedizione oltre alla sua versione originale su GameCube. Cosa rappresenta quindi questo post di Nintendo? Da una parte potrebbe essere un semplice post estivo senza alcun significato nascosto, dall'altra ci sono tutti i presupposti per pensare che effettivamente Nintendo stia, in modo molto crudele, iniziando a stuzzicare concretamente la fantasia dei fan. Se la collection di Mario in 3D è veramente il titolo su cui Nintendo punterà tutto per il periodo delle vacanze natalizie, è proprio questa la finestra di tempo in cui annunciare ufficialmente la raccolta. Non dimentichiamoci poi che proprio l'insider Jeff Grubb aveva affermato che tra l'11 e il 22 agosto Nintendo aveva in programma una wildcard, una carta jolly, probabilmente un partner showcase o magari un reveal a sorpresa. Certo, poracci, non è il caso di sbilanciarsi più di tanto, ma cominciano a esserci un po' troppe coincidenze e i pezzi del puzzle iniziano a combaciare. Tra l'altro, con estrema malizia, la foto nasconde un dettaglio non da poco. Infatti, sul lato sinistro della foto è possibile vedere un secondo lettino con tanto di cocktail, entrambi colorati di verde. Che Nintendo stia suggerendo la possibile aggiunta di Luigi come bonus di questa remastered? I sognatori più spinti hanno addirittura ipotizzato che questo sia un indizio su un possibile Super Mario Sunshine 2, ma per quanto sarebbe un annuncio a dir poco epocale, ancora una volta vi invito alla calma. Visto come si è comportata Nintendo negli ultimi mesi, già una collection di Mario in 3D sarebbe oro colato. Quindi piedi per terra, ma occhi aperti, perché secondo me siamo a un punto di svolta nella strategia comunicativa di Nintendo e nelle prossime settimane potrebbero esserci sorprese di un certo livello. E voi poracci, cosa ne pensate? Preferireste la 3D Mario Collection o una remastered fatta come si deve solo di Sunshine? O magari addirittura un seguito? Vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, ho bisogno di una vacanza. Ciao!